Giulio Racah è stato un fisico e matematico italiano che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della fisica teorica. Nato a Firenze nel 1909, Racah ha sempre avuto una grande passione per la matematica e la fisica fin da giovane. Questa passione lo ha portato a studiare a Pisa, dove ha avuto modo di approfondire le sue conoscenze in fisica. Una curiosità interessante su Racah è che, durante i suoi studi universitari, ha sviluppato un metodo per classificare gli stati atomici, un risultato che è ancora utilizzato nella fisica moderna. Questo metodo è noto come coefficiente di Racah e ha aiutato a semplificare i calcoli complessi nell'ambito della meccanica quantistica. Dopo essersi laureato, Racah ha lavorato con il noto fisico Enrico Fermi. Questa collaborazione gli ha dato l'opportunità di migliorare ulteriormente le sue ricerche. Tuttavia, a causa delle leggi razziali fasciste, Racah è stato costretto a lasciare l'Italia e si è trasferito in Israele nel 1939. Lì, ha iniziato a lavorare presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, dove è diventato un professore molto rispettato. Oltre al suo lavoro scientifico, Racah ha svolto un ruolo importante nell'organizzazione accademica in Israele. È stato anche decano della Facoltà di Scienze e rettore dell'Università Ebraica, contribuendo a trasformarla in un centro di eccellenza per la fisica teorica. La sua visione ha portato a un ambiente di ricerca stimolante e collaborativo. Un altro fatto curioso riguarda la sua vita in Israele. Oltre a dedicarsi alla fisica, Racah ha sviluppato una passione per l'insegnamento e ha formato una generazione di scienziati che hanno continuato il suo lavoro. La sua dedizione ha lasciato un'impronta duratura nella fisica israeliana. Giulio Racah non è stato solo un brillante scienziato, ma anche una figura di grande umanità. Ha sempre cercato di unire la sua passione per la scienza con un forte senso di giustizia sociale. È deceduto tragicamente nel 1965 durante una vacanza in Italia, ma il suo contributo alla scienza continua a essere apprezzato ancora oggi. Giulio Racah è stato un fisico e matematico italiano che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della fisica teorica. Nato a Firenze nel 1909, Racah ha sempre avuto una grande passione per la matematica e la fisica fin da giovane. Questa passione lo ha portato a studiare a Pisa, dove ha avuto modo di approfondire le sue conoscenze in fisica. Una curiosità interessante su Racah è che, durante i suoi studi universitari, ha sviluppato un metodo per classificare gli stati atomici, un risultato che è ancora utilizzato nella fisica moderna. Questo metodo è noto come coefficiente di Racah e ha aiutato a semplificare i calcoli complessi nell'ambito della meccanica quantistica. Dopo essersi laureato, Racah ha lavorato con il noto fisico Enrico Fermi. Questa collaborazione gli ha dato l'opportunità di migliorare ulteriormente le sue ricerche. Tuttavia, a causa delle leggi razziali fasciste, Racah è stato costretto a lasciare l'Italia e si è trasferito in Israele nel 1939. Lì, ha iniziato a lavorare presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, dove è diventato un professore molto rispettato. Oltre al suo lavoro scientifico, Racah ha svolto un ruolo importante nell'organizzazione accademica in Israele. È stato anche decano della Facoltà di Scienze e rettore dell'Università Ebraica, contribuendo a trasformarla in un centro di eccellenza per la fisica teorica. La sua visione ha portato a un ambiente di ricerca stimolante e collaborativo. Un altro fatto curioso riguarda la sua vita in Israele. Oltre a dedicarsi alla fisica, Racah ha sviluppato una passione per l'insegnamento e ha formato una generazione di scienziati che hanno continuato il suo lavoro. La sua dedizione ha lasciato un'impronta duratura nella fisica israeliana. Giulio Racah non è stato solo un brillante scienziato, ma anche una figura di grande umanità. Ha sempre cercato di unire la sua passione per la scienza con un forte senso di giustizia sociale. È deceduto tragicamente nel 1965 durante una vacanza in Italia, ma il suo contributo alla scienza continua a essere apprezzato ancora oggi.